Sempre più spesso questa settimana Como città hanno chiuso proprio perché era inagibile la struttura, addirittura con uno sgombro notturno, un centro dove c'erano minori non accompagnati. La situazione è fuori controllo e questo crea un fortissimo disagio. Non la xenofobia, non c'è nessuna fobia, nessuna paura di nessuno, c'è un disagio profondo che crea un rancore sociale inevitabilmente. E vedere queste risorse, queste ingenti risorse, anche in un paese generoso ed estremamente accogliente come il nostro, per fortuna, utilizzate spesso male, ripeto, crea un profondo rancore nei confronti di politiche dell'accoglienza che ormai non sono più affidate alla generosità, anche se la sinistra pensa di avere il monopolio della bontà e con questa illusione che saranno al mondo, che qui c'è posto per tutti, sta in qualche modo ponendo una linea di demarcazione fra chi è antropologicamente superiore, cioè la sinistra che vuole l'immigrazione incontrollata, e chi vuole delle politiche dell'immigrazione regolamentata, come c'erano quando c'era al centro-destra, il governo faceva delle politiche anti-immigrazioniste per regolare l'immigrazione. Da 4 anni a sta parte, giustamente, c'è la sinistra al governo e giustamente hanno cancellato tutte le politiche anti-immigrazioniste e viva il business dell'accoglienza. No,